8 i concorrenti e subito 3 se ne vanno. Massocco, il 76, che si assume il compito di battistrada. Gismondi e Benzi. È necessario inseguirli, ma non sono gli assi a preoccuparsene. A Scafati il vantaggio dei tre fuggitivi è salito a oltre un minuto. Si va ora verso la serra, maggior salita della prova. È qui che gli appassionati si danno convegno nella speranza di vedere gli assi in testa, ma saranno delusi. Primo è Grosso, con 15 secondi di vantaggio su Ghidini e Gaggero. Fatale a Ghidini la discesa su Dente Cane, gli è costata la frattura del setto nasale e altre ferite più lievi. Per vedere gli assi bisogna lasciare i primi. Ecco Bartali che pedala senza scomporsi. Non si scompone neppure Coppi. Meno indifferente Magni, nella volata del gruppo cederà il secondo posto a Petrucci. A Caserta uno solo al comando della gara, Grosso. Movimentatore di tutte le corse, ma mai primo al traguardo, oggi il generoso corridore veneto conoscerà la gioia della vittoria per distacco. La vittoria nella prima prova del campionato italiano. Una giornata questa che non dimenticherà mai.